Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video. Volevo dirvi al volo che purtroppo c'è stato un piccolissimo imprevisto. Nel video non mi sono reso conto, tra una risata e l'altra, che la telecamera non aveva messo a fuoco. E quindi purtroppo, ecco, si vedrà un po' sfocato il tutto. Però vi posso assicurare che è un video divertente, quindi vi invito a seguirlo fino alla fine. Io comunque non mi dilungo ulteriormente. Buon video e buon Natale a tutti. Yeah, partito tutto. Io devo dormire, non c'è niente. Metti più là. Scusa, ma il tuo telefono? Allora, dobbiamo fare tutti una cosa. Al mio tre applaudiamo, ok? C'è un Uno. applauso. Tre! Giulio, vieni qui, fatti vedere. Fatti vedere da Favij. Che si, quasi sicuramente Guarda, guarderà il suo video, vieni meno qua. 1%. Lui è Giulio, più che meno questa è l'età media dei tuoi fan. Però. 10-11. Pensa Non ce che la faremo mai. Favij ha fatto tipo la cosa della Willy Wonka per la figurina d'oro. Chi la trovava passa una giornata con lui. Vabbè, registriamo dopo, capito? Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale Fac Natalizio, che finalmente arriva. Lui è una renna ormai sempre di più, lei invece è una carissima amica mia. Comunque, bentornati, oggi appunto cosa facciamo? Buon anno! Rispondiamo alle vostre Davvero? domande. Buon Natale? Davvero? No. Hai sentito cosa ha detto? Rispondiamo Alle alle vostre vostre domande. Ma domande. come mai? Che tipologia di video è Non lo questa? so, è tua. Fuck. Che a Natale si sa, dalle puoi. Siamo qui chiaramente con mio cugino. Vabbè, presentati pure. Sono il cugino. Va bene, canale in descrizione. Quello. Canale? Canale. Qualcuno. E poi abbiamo anche, però alla luce, perché se non ti si vede, Gloria Mozzarellina 91, seguitela su Instagram, dai. Sì. Ok, seguitela su Ma Instagram. non mi chiamo Gloria, così. sì, si chiama No, Gloria infatti Mozzarellina. canale Instagram, non esiste. Canale Vabbè, sito profilo Instagram. Instagram in descrizione, profilo. Perché solo Instagram? Io ce l'ho tutti. Profilo Facebook, Il mondo. WhatsApp in descrizione. WhatsApp, ma che WhatsApp? Ormai No, abbiamo va bene. E comunque partiamo anche con le domande. Prima domanda ce la fa Dylan D'Aurelio che ci chiede: quali sono le cose che odi del Natale e quali invece adori? Sei un grande, continua così, mi saluti? Bella. Quindi, io però farei partire gli ospiti. Prima le donne, vai Ale. Sono simpatico. Cosa odi del Natale tu? Alla fine che Alla si fin chiudono. fi Allora ragazzi, questo è il primo di una lunga serie di video che faremo insieme. Forse l'ultimo, dipende come è questo. Però c'è lei in ogni frase, dice alla fin fine. Cioè lei è capace, mi dice ciao alla fin fine. Cioè non ce la può No, fare. alla fin fine ciao. Alla fin fine Alla ciao, fin fine cioè, per ciao, dire, sì. no? Odio niente alla fin fine. E amo che si mangia tanto. E poi soprattutto i dolci. Wow. Sono Bellissimo. Io invece del Natale tipo odio. questo che stanno già Tacci, tu fammi facendo. parlare. Comunque. Oh, se me li interrompe, levate che gli devo dare una pizza. Vabbè. Bla. Invece odio le canzoni di Natale. Cioè, Ma perché all'inizio sono belle, ma poi dopo che le senti in casa, a scuola, nei centri commerciali, ti scassi un po' il cazzo. Capito? Poi. A parte la canzone adesso. Io non è che odio qualcosa in particolare. Forse l'unica cosa che odio è che. Voi, cioè, ovviamente quando prepariamo il Natale tutto l'anno, però poi arriviamo. Dura un giorno. No, è che tu arrivi che stai a settembre, e 2 giorni dopo, cioè, la sensazione è quella, che tu arrivi a Natale che non sei preparato psicologicamente. Cioè, tu ti prepari psicologicamente tutto il Natale, e poi arrivi che dici, ah, cazzo, è già Natale. Davvero? Quindi questa è una cosa un po' particolare, come me, però Cosa sono per fa? cazzo. Mentre amo parecchie cose del Natale, cioè, come appunto i regali. Riceverli perché farli. Non è Certo. a lei non glielo farò mai un regalo, già l'ho detto. Però ci aveva pensato. Ci ho pensato. Io non ho detto cosa amo del Natale. Vabbè, io amo mangiare, ricevere regali, non fare regali a lui. Quindi ha E. Cioè, tu, fammi capire, tu adori mangiare, ricevere regali, adori il Natale. Clever Home ci chiede: quando è stato il momento più bello della tua vita e qual è il più brutto? Io diciamo che il momento più bello e più brutto forse sono stati insieme, nel senso che il momento più brutto è sicuramente stato Quando hai conosciuto Gloria? alcuni di voi lo sanno, quello è scontato, il secondo è stato il momento più brutto, molti di voi lo sanno, è stato sicuramente l'incidente che ho avuto abbastanza grave nel 2012. Però potrebbe essere stato anche il momento più bello perché sembrerà banale, ma se non avessi avuto quell'incidente probabilmente non avrei mai pensato ad aprirmi un canale YouTube.
che mi ha poi permesso di conoscere varie persone, tra cui lei, perché comunque... Perché tu mi hai conosciuto per YouTube. Assolutamente, io ti ho conosciuto mentre scorrevo le categorie di YouTube, mi sono trovato tra i correlati anche YouPorn. Io guardo i video porno! Quindi forse è stato anche quello più... Non mi viene in mente un momento più bello della mia vita. Il momento più bello della mia vita non è un momento, cioè un periodo, più che altro quando siamo stati in Sardegna. Ah, è stato il periodo più bello della mia vita. Però sono tutte belle cose, cioè per esempio io ho conosciuto Andrea Baglio e mi sono sentito Dio. Esatto. Ho raggiunto delle tappe su YouTube e mi sono sentito Dio. Cioè sono tutto... Si sente Dio. Quando tu... Soprattutto con quella luce là dietro. Ti senti Dio. Però tra i tanti penso a giugno del 2014 oppure quest'estate anche. È il momento più brutto? Il momento più brutto... Diciamo che più o meno lo sto vivendo anche adesso, però passato magari quando è morto mio nonno. Dema 27 ci chiede: fuck natalizie, genere o cantanti preferiti da te e da lei. Cioè, quindi te conti in caso, vai un attimo da Giulio, poi torni dopo, vai da Giulio. Allora, da te e da lei. Per Fede, Mario Bionde, per lei, simpatico, bello, grande Fede, buon Natale bomber, buon Natale anche a te. Allora, andiamo in ordine. Cantante. Genere o cantanti preferiti da te? Allora, io ascolto di tutto e anche tutti i cantanti, cioè un po' di tutto, cioè non è un cantante preferito. Tu? Vabbè, The Sheeran, però... Justin Bieber! No. No! Ne ce n'ho 4 di canzoni di Justin Bieber, 5. Tua. Vabbè, però diciamo che io ascolto un po' di tutto, però The Sheeran... Ce l'ho, iTunes sul computer. Ce l'ho iTunes sul computer che c'ha la playlist a parte Justin Bieber, 27 canzoni. È incazzatissimo, è veramente incazzatissimo. Sì! Per me More o Bionde? Bionde? More tutta la vita. No, Redhead. Redhead. Non devi parlare. Per lei, simpatico o bello? Bello e simpatico. Bello e simpatico. Vabbè, a me non è che conta tanto esteticamente. Preferisco che sia... Cioè, mo' simpatico. Se mi piace vuol dire che è simpatico, però preferisco magari che caratterialmente sia uno che ci tiene. Però se è bello, meglio ancora. Caso abbiamo Socrate alla riscossa. Però cioè anche esteticamente è abbastanza corto, cioè non è che... Chiaro che se sei un cesso. Tom into the game. Date tutti quanti un pregio e... Perché mi chiudete, raga? È perché voglio lei. Date tutti un pregio e un difetto dell'altro. A chi vi sta accanto. Comincio io. Ma comincio io allora. Un suo pregio. Difetto. Però devi essere sincero. Ma devi fare un suo pregio. Prima un difetto. Perché poi almeno poi se gli famo la bocca. Un difetto. Un difetto è che è bassa. Un pregio? Non lo trovo. È normale. Un difetto è il mio pregio. Allora, un tuo pregio è che c'hai un letto comodo. Lo pensa anche lei. Il tuo pregio, seriamente, è che hai un cane molto carino. Quindi un mio pregio. Okay. Sì. Sì. Perché non sei tu. Il tuo pregio è che c'hai degli occhi incredibili. Ah, è vero, mi sono scordato gli occhi. No, sono stupendi, a parte gli scherzi. Inquadriamo gli occhi di Gloria. Avvicinati alla telecamera. Zoom incredibile. Guarda che occhi che c'ha. Guarda, adesso entra. Adesso tipo la guarda, no, raga, è stupenda. Dai. Dove vai? Allora, un difetto. Aspetta, ma Dio bimbo. Pure. Dimmi, sono una persona seria. Sì, questo è un pregio. Un difetto è che... È uno stronzo. Un pregio è che... Sei simpatico, canale YouTube. Ma non sa chiedere a lei! Pregio? Aglio. Non trova un pregio? Questa è la cosa preoccupante. No, vabbè, ti fai volere bene. Mi faccio volere bene. Incredibile. Bene! Abbracciamoci tutti. No. Abbracciamoci no. Tutti. Perché mi abbracci così? Oh, cuccio, la cosa è tenera. And spaces between... Il fatto è che quando devi stare serio non ci riesci. Non gliela fai proprio. Non è vero, adesso... Non mi hai mai visto serio. Appunto, appunto. Per quello che so tu non sei serio. No, sono serio. Però dai, pregio. Posso dire un pregio? No. Ok, pregio è che sei una bravissima persona. Adesso posso dire una cosa. Che dolce! Ah, devo dire no, perché prima, al di là degli scherzi, un difetto che c'ha lui non è lui. Un difetto è permaloso, ma anticipato tantissimo. Un difetto è troppo permaloso, ragazzi. Cioè, voi non potete capire, non lo capite che è meglio. Allora, signori, siamo arrivati all'ultima domanda del giorno. No, questa la leggo io. Va bene. Allora, una persona incredibilmente particolare ci chiede: fuck natalizie, bacia Gloria. Ma chi ha fatto questa domanda?
però no, allora io qui su due piedi, ragazzi, non ci servirebbe una musichetta di sottofondo. No, ma manco. Ciao. Bene ragazzi, siamo arrivati al termine di questo fuck natalizio. Cazzo, mi ha lasciato i segni però. Lasciatemi mi raccomando una domanda. Questa era la domanda. Per il prossimo fuck. No, no, no. Ho da aggiungere qualcosa. Cosa? Adesso direi di fare una cosa speciale dove ognuno fa una domanda e l'altro deve rispondere. Tipo? Ah, tipo molto alla sorpresa. Esatto. Okay. Tipo tu una domanda a me. Esatto. No. Ma che io non c'ho fantasia, regalo. Manco io. Vabbè, falle te. Il mio è un obbligo per Fede. Ok. E Gloria, ti dobbiamo spalmare la Nutella in faccia. Ma che cazzo stai a dire? Non sto scherzando. Ma già c'è il rossetto. Non me ne frega. E c'è pure la Nutella. Vabbè. Gloria, dopo sono cazzi tuoi in tutti i sensi. Basta così, va bene? Sembra che sono cascato nel fango. Non sembra che sia cascato nella merda. Sì, infatti, più che fango, ragazzi. Vabbè, comunque, ragazzi, io sono in condizioni pietose, siamo arrivati alla fine, stavo dicendo. Lasciate, allora, facciamo così. Lei vorrebbe fare un video in cui mi ci spalma la Nutella. Ci trucca. No, vabbè, no. Vorrebbe fare un video in cui ci trucca. Vi trucca, vabbè, e quindi ci trucca. Italiano. E quindi facciamo così. Se raggiungiamo i 300 mi piace, soprattutto per la sua condizione facciale, famo 301. E... No, anche in fronte! Le ho messa io in fronte. Cioè io però. Guarda, pare che. Il vantaggio è che. Ma basta che lingua lunga che ho.